ci tenevo innanzitutto a così, disinnescare una polemica che non è neanche una polemica, ma che forse sui social sta montando e viene cavalcata da più parti in maniera forse ingiusta. Il parco è stato chiuso poiché la convenzione quinquennale che ci ha visto affidatari, credo con ottimi risultati, per 5 anni è venuta a scadere. Semplicemente abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione, come giusto che sia alla chiusura di un ciclo, una relazione molto dettagliata su ciò che è stato fatto, ciò che ancora ci sarebbe da fare, ma soprattutto su alcune criticità. L'Aurus ha tutta la volontà di continuare questa avventura, ma vogliamo farlo nel migliore dei modi. Quali sono le problematiche e quale potrebbe essere la soluzione? Le problematiche che si sono venute a creare, un po' per vetustà del parco, un po' per nuove problematiche che si sono aggiunte in questi anni, impongono che il parco sia messo in sicurezza. Una illuminazione permanente necessita di un sistema di videosorveglianza. Quale sarà il prossimo passo? Capiamo che ci possano essere dei problemi o comunque delle tempistiche burocratiche che vanno certamente rispettate, delle programmazioni che l'amministrazione fa e di cui chiaramente non devono rendere conto a noi. La nostra volontà è quella di continuare come e meglio di prima. Ovviamente lo spirito della gestione del parco, come prevista dalla convenzione, che non ce la dobbiamo inventare, esiste già, è quella di assoluta gestione gratuita da parte nostra, come abbiamo sempre fatto. Ora però occorre, sempre a nostro avviso, una messa in sicurezza del parco e un sostegno così economico, ma che è già previsto dal regolamento per le attività culturali. Credo che non ci siano colpe da attribuire a nessuno, ma ognuno debba fare la propria parte per le proprie competenze. Ringrazio i tanti messaggi e incontri di sostegno e di solidarietà che abbiamo ricevuto, non ultimo da esponenti politici, in maniera trasversale, tanto di opposizione quanto di maggioranza. Non vogliamo che questa vicenda però assuma i toni dello scontro o che venga cavalcata per finalità che non sono quelle della tutela di un bene comune, ma auspichiamo che quanto prima ci possa essere un tavolo tecnico con l'amministrazione nelle quali possono essere prese in accoglimento le nostre richieste.